Per quanto riguarda l'ospedale del mare, c'è stato questo picco alto di arrivi. È ritornata ad organizzare l'attività in funzione di un ritorno importante del Covid. Quelle che vedete sono le immagini del pronto soccorso dell'ospedale del mare. Nelle ultime ore si è registrato un picco di contagi da Covid e influenza, che hanno mandato in crisi i pronto soccorso della città di Napoli. Siamo in una fase dell'anno dove l'influenza tocca il picco massimo. È chiaro che ci sta preoccupando a noi, ma agli stessi utenti, di nuovo la parola Covid. Passate le festività natalizie, dove c'è stato un assembramento grande da festività, da veglioni, si è innalzata la curva. Quello che stiamo assistendo in questi giorni, in queste ore, è qualcosa di estremamente grave e preoccupante, perché c'è un iperafflusso di pazienti nei pochi presidi ospedalieri che sono dotati di un pronto soccorso. Noi viviamo in una città e una regione dove già l'ordinarietà è diventata emergenza, perché ogni pronto soccorso ha una capacità di ricettiva di 70-80 pazienti al giorno, e mediamente già questi numeri sono superati, perché ogni giorno al pronto soccorso arrivano 130-120-140 pazienti. In questi giorni ha 220-230 accessi al giorno. Per quanto riguarda l'ospedale del mare, c'è stato questo picco alto di arrivi dovuti probabilmente alla chiusura delle festività natalizie. Il direttore generale ha inteso istituire subito un'unità di crisi per evitare che gli ospedali si potessero ingolfare. È ritornata ad organizzare l'attività in funzione di un ritorno importante del Covid, e quindi diciamo tutti i ricoveri indifferibili sono stati sospesi, quindi l'attenzione delle le energie saranno impiegate appunto per fronteggiare il Covid. Però vorremmo anche capire tutto ciò che non è indifferibile, da chi verrà trattato. Tutto ciò significherà anche che andrà a ingolfare un percorso, quello delle liste d'attesa, dei ricoveri ordinari, che sarà sicuramente, diciamo, che è già attualmente saturo. Su questo chiediamo alla Regione un piano straordinario, che deve assolutamente trattare la tematica delle liste d'attesa con la stessa veemenza con la quale vuole trattare la questione Covid. Con il Covid abbiamo avuto la trasformazione di due ospedali, di due grandi ospedali, il Loreto Mare e il San Giovanni Bosco. I due ospedali al centro di Napoli servirebbero a dare di nuovo grande senso di sfogo per l'utente che arriva.